esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Saltelli più rotazione della gamba. Via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, effettua solo la corsa con ginocchia alte. Non poggiare a terra il tallone. Termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Camminata con le mani. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non inarcare la schiena, mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack più pugno laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Squat ad una gamba. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba poggiata. Ricorda, per mantenere l'equilibrio è importante che i glutei ed addominali siano sempre ben contratti. Se non riesci, aiutati poggiandoti ad una parete. Cinque, quattro, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Non spostare lateralmente il ginocchio durante la discesa. Fai attenzione a tenerlo sempre in asse con il piede. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, running jack. Via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o arcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre gli addominali ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Affondi alternati con salto. Tre, due, uno. Via. Se non ce la fai, effettua gli affondi alternati senza saltare. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio, jumping jack più calcio frontale. Via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Affondo laterale più ginocchiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba quando risali. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa.
Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, corsa skip contorsione. Uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Evita impatti violenti con il pavimento per non provocare trauma alle articolazioni. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani più ginocchiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, effettua solo la camminata sulle mani. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena, mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Doppio saltello più calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo in piedi. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.
Prossimo esercizio. Saltelli ad una gamba con calcio. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare e poggia il piede al pavimento dopo la distensione. Non alzare o abbassare la coscia, tienila sempre perpendicolare al busto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome sempre ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch incrociato con salto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte.
Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani con piegamenti. Via! Se non ce la fai, esegui i piegamenti sulle braccia con ginocchia a terra. Non inarcare la schiena, mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non curvare la schiena. Quando sollevi la gamba, il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Triangolo più spider plank alta. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui un triangolo con plank alta semplice. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il busto, mantienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi.
non ruotare a ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, frog squat con salto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello. Schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Flessioni per tricipiti. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega le gambe a 90 gradi e poggia le piante dei piedi al pavimento. Fai attenzione a non allargare i gomiti mentre porti giù il busto per non sforzare le articolazioni delle braccia. Mantieni gli addominali in contrazione durante tutta la durata dell'esercizio per stabilizzare la colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Spider-Man Plank. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia il piede a terra quando lo porti avanti. Non sollevare il sedere, schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Per riuscirci, mantieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Fai attenzione a non flettere i piedi, i talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tre, due, uno, via!
Prossimo esercizio: jumping jack più squat. Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più squat. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, evita di fare gli squat. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondo posteriore più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo.
5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, power jack. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Non piegare o annercare la schiena durante l'esercizio, per evitare errori mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, 1, stop. Prossimo esercizio, slanci laterali pulsati. 3, 2, 1, via. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa o rischi di perdere l'equilibrio. Guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori pulsati. Tre, due, uno, via. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cinque, quattro, tre, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia.
Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via. Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali e glutei. Via. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching pettorali. Via. Ruota il corpo lentamente per evitare problemi alle spalle. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Spalla, gomito e mano sono sulla stessa linea ed il braccio è parallelo al suolo. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.